Signori, siamo tornati in un video di Brawl Stars, però oggi è un video un po' particolare, perché voglio fare uno di quei video, il video finisce a sé, però a tema Brawl Stars. Fatemi sapere se vi può piacere, scrivetemi altri challenge e iniziamo sperando che il video non duri 30 secondi. Non lo so, incrociamo le dita, nel dubbio io inizio. Dunque signori, come avrete letto dal titolo, se troviamo, ora vi faccio vedere, il buon Pocho, il video finisce. Ora io non ce l'ho, quindi nel dubbio il video non finisce subito. E se lo troviamo sia come alleato che come avversario, il video finisce. Ora, prima di andare a fare il tutto, voglio sbloccarmi prima Bull, così almeno ci abbiamo anche un video dove ci sblocchiamo qualcuno. Ok, tra l'altro non sembra più di tanto interessante Bull, in caso me lo farete sapere voi. E andiamo a sbloccare questa roba. Ci abbiamo 8 casse, mi avete detto di tenerle. Per ora le tengo? Ma sì, dai, le teniamo. Quindi andiamo in gioca e ovviamente il nostro obiettivo sarà quello di non trovare Pocho. Vediamo se c'è, vediamo se non c'è. Ok, non c'è, siamo salvi. E la prima partita ce la giochiamo tranquillamente. Ovviamente vi farò vedere la partita, sperando che non finisca in tragedia. Speriamo di vincerla. Fatemi sapere, ovviamente, altre challenge nei commenti. C'è quello lì che c'ha già due cose. Io devo... Ok, sono saltato via, non era nei piani. Devo migliorarmi un po' nel movimento, perché mi dà un po' fastidio la levetta così. Magari è meglio se la fisso, perché so che si può anche fermare, fissare più che fermare. Siamo per ora sul 4-1. Vai dai, con la ulti, vai che li picchiamo tutti. Boom 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 boom. Ci prendiamo tutte le gemmine. Siamo già a 6-6-0, signori. Per ora easy come partita. A parte che vabbè, siamo agli inizi, quindi ovviamente non c'è più di tanto da disperarsi. Poi, oh, ovvio, non è che ora le devo vincere tutte per forza. E molto probabilmente molte le perderò anche. Però, esatto, sono anche morto, ok? Quindi non è del tutto scontata la vittoria. Anche se per ora sembrerebbe di sì. Siamo a 10, ce le ha tutte lui, quindi proteggiamo il buon Boda. Come si chiama? Boda BS. Oh, Boda BS, ma sapete che io conosco uno che la chiamiamo Boda? Ed è di Brescia. Oddio, magari è uno che conosco. Attenzione, signori, colpo di scena, plot twist, abbiamo trovato un mio amico. Ok, a caso, totalmente a caso, Boda BS. Sì, tra l'altro, migliori. Un bijou. Figo, e la prima l'abbiamo vinta senza trovare il Pocho, ovviamente. Sono partite veloci, partite facili. Potrei fare altre modalità, quali sopravvivenza, però siamo da soli, perché sì, c'è anche in singolo, in duo, però vabbè, in duo non lo faccio. Siamo da soli e da soli non mi piace più di tanto, magari perché più che altro non lo vediamo. E invece l'altra modalità, Foot Brawl, magari dopo ci facciamo una partita. Per ora ho usato lui, però voglio cambiare, voglio mettere Colt, che mi piace un casino, e andiamo in gioca sperando di non trovare El Pocho. Ok, e ci siamo salvati anche sto giro. Ora non so se il Pocho è uno facile o difficile da trovare contro, più che altro, però per ora, vabbè che agli inizi più o meno si trovano sempre gli stessi, però fidatevi che quando ho giocato, magari anche senza registrare, molte volte ho trovato El Pocho. Comunque guardate Colt, cioè Colt picchia. Vabbè, ora sono stato ucciso perché andare addosso al primo così di cattiveria credo sia la tattica più sbagliata, però tanta roba. Guarda come fucila la ulti di Colt. Mamma mia, Colt, quanto mi piace, quanto è forte. Bull, ovviamente l'ho sbloccato adesso, non l'ho ancora mai provato. Però, boh, da quello che vedo contro, perché me lo usano contro ovviamente, non mi ispira più di tanto. Per niente, direi. Però, vabbè. Comunque è da provare. Bravissimo primo, bravissimo. Il wrestler è spagnolito. Tra l'altro mi ricorda molto Muscle League. Non so se qualcuno l'ha... Kid Muscle, quella roba lì. Non so se qualcuno l'ha mai visto. Era un cartone decisamente divertente. Se qualcuno l'avesse visto, fatemelo sapere nei commenti. Cioè, guardate come l'abbiamo devastato con la ulti di Colt. Tanta roba. 5 secondi e ce la portiamo a casa. Ce l'avevo dietro. No, non li avevo visti. Non le scappate. Scappate. Abbiamo vinto? No, ecco, di un secondo. Dai, non li avevo visti, signori, perché dobbiamo renderci il tutto più difficile? Vai, io me ne sto nascosto. Bravissimi, prendiamoci altre gemme, 13. Per sicurezza, non pushate, non facciamo errori che mancano 5 secondi. Prima abbiamo rischiato di perdere per un secondo, io me ne sto camperato. Spariamo, spariamo, partita conclusa, un'altra vittoria per noi. Molto easy, questa per ora è la mia modalità preferita, sì. Decisamente la mia preferita. Bravo Colt, potenziati, dacci tutto. E ci ha dato 0 gettoni delle battaglie. Ma in base a cosa danno i gettoni delle battaglie? Non l'ho ancora capito.
o comunque non ci ho fatto più di tanto caso, e io direi tranquillamente di andarcene a fare un'altra, perché Pocho non si è ancora fatto vedere, vediamo, mi sa che ora... no, non c'è, ok, ci facciamo questa terza, dai, almeno sto uscendo un video interessante. Arraffa tutto, vai. Dovrei potenziarlo, cioè in realtà dovrei aprire le ceste, così trovo i potenziamenti, però boh, non voglio ancora aprirle, voglio tenerle tutte. Per sicurezza, così almeno più ne spacchetto insieme meglio è. E vedo comunque che abbiamo il dominio anche di questa partita. Cioè, stiamo dominando a mani basse, abbiamo il controllo del territorio. Dai, venite, dai, via, c'è. Dai, su, c'ho la ulti pronta, No. Ok, allora mi costringe a... sono morto, l'ho ciccato. Vedete, perché la levetta del movimento, voi come la tenete la levetta del movimento? Perché a me... boh, da un po' fastidio in realtà. Non lo so. Fatto sta che siamo sull'8-1. Dobbiamo uccidere questo bull e soprattutto l'orso che ci ha tirato Nita. Bravissimi. Prendi quella e sconta la rovescia. Oh, camperate, eh. Io ne ho 0 di cose, però voi ne avete 5 a testa. Vedi di camperare. Colt, fa il bravo. Ecco, fa il bravo. Tu, fucilati. Oh. Vai, le prendo io. Prendo io il tuo fardello. Ne abbiamo 11 e io mi faccio gli affaracci miei per 15 lunghi secondi, che ora sono 10. Ma perché? Io non capisco perché dobbiamo pushare quando manca... quando siamo al countdown. Cioè, non possiamo continuare a scappare. È la cosa più saggia. Un secondo, partita conclusa. Boom, bitch, abbiamo vinto anche questa. Facile, mi piacciono queste challenge perché mi faccio le partite sperando di non trovare Pocho. E soprattutto Colt ci aumenta di grado. Perfetto. Gettoni della battaglia di Zuri. Ah, vedi? Ci sale di grado e ci dà i gettoni che ci servono per prendere le casse. Siamo a 80 su 100. Ok, perfetto. Io direi di cambiare modalità per questa partita, sperando di non trovare sempre il Pocho. Oppure no, dai, facciamo così. Facciamo sopravvivenza in duo. Così, a caso. Ovviamente ci sono anche più probabilità di trovarlo. Non so chi ho in squadra. Ok. Fratello, ci stiamo separando. È la scelta più sbagliata. Amigo, dove stai? Bravo. Vieni qua, stammi vicino. Perché ho un po' paurita in realtà. Ci ha picchiato. Quindi come ultima modalità mi farei un foot brawl. E magari ci cambiamo anche brawl. Prendiamo... beh, in realtà Colt ci sta. Però dai, voglio prendere lui. E andiamo in gioca, sperando ovviamente di non trovarlo. Non so quanto starà durando questo video. Ecco, è lui. No!